Ciao ragazzi, benvenuti sul canale ND. Oggi volevo raccontarvi un episodio molto curioso e secondo me anche molto importante, molto emblematico. Questo episodio in particolare è accaduto circa una settimana fa nei pressi di Avdiivka, per esattezza nel centro abitato di Tsarskaya Ochota, che si trova a sud-est del centro abitato di Avdiivka. Qua in particolar modo l'esercito russo ha deciso di cambiare strategia. Sapete bene che i russi stanno cercando di assaltare Avdiivka ormai da diversi mesi. Ormai negli assalti di questo centro abitato, di questa roccaforte degli ucraini, hanno bruciato centinaia di carri armati e mezzi blindati e migliaia di vite dei propri soldati, senza aver ottenuto nessun risultato tangibile. Ora invece, a quanto pare, hanno deciso di cambiare strategia, hanno deciso, diciamo così, di cercare di agire d'astuzia. Gli ingegneri militari russi hanno identificato in quella zona una vecchia abbandonata linea idrica, una tubazione lunga circa 2 km che passa esattamente sotto la linea del fronte da sud-est a nord-ovest. E gli ufficiali russi hanno pensato di sfruttare questa tubazione per far passare dentro i propri soldati e farli spuntare dentro le linee difensive degli ucraini. In questo video, ragazzi, vi racconto i dettagli di quest'operazione. Cerchiamo di capire se sono stati raggiunti gli obiettivi prestabiliti e vi spiego anche perché ritengo questo episodio degno di nota. Inoltre, vi riporto anche la testimonianza di un soldato russo che ha partecipato ed è riuscito a sopravvivere a quest'operazione. Ragazzi, continuate a guardare questo video, mettete un like se vi piace e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie. Allora, ragazzi, intanto Tsarskaya Ochota non è altro che un sobborgo sudorientale di Avdiivka. Questo piccolissimo centro abitato è sotto il controllo dell'esercito ucraino ancora dal 2014. E in questi anni, a causa della sua vicinanza a Donetsk, è stato trasformato in una vera e propria roccaforte. Una roccaforte contro cui i russi stanno sbattendo letteralmente le corna ormai da 3 mesi, nel tentativo appunto di assaltare Avdiivka. Finalmente, però, a quanto pare, i generali russi hanno deciso di provare ad agire fuori dagli schemi. Hanno identificato appunto questa linea idrica, questa tubazione che si trova 2 metri sottoterra. I lavori di sgombero e di pulizia di questo tubo per permettere il passaggio delle persone al suo interno sono andati avanti per 2 settimane. E i rumori fortissimi che generavano questi lavori venivano mascherati dal rumore dell'artiglieria, dei mortai e di tutta una serie di armamenti che lavorano ininterrottamente giorno e notte in quella zona. Finalmente, dopo i primi 2 tentativi falliti, che secondo alcune fonti sono costate la vita anche a diversi soldati russi morti per asfissia dentro questo tubo, 150 paracadutisti dell'esercito russo sono riusciti ad attraversare questo tubo e a spuntare dentro le linee difensive degli ucraini. L'obiettivo iniziale di questa imboscata evidentemente era quello di raggiungere gli isolati orientali di Avdiivka bypassando le fortificazioni pesanti di Tsarskaya Ochota. E come riporta Deep State, in effetti per gli ucraini che si trovavano in quel settore
Questa operazione dei russi è stata una brutta sorpresa e purtroppo è costata la vita a molti. Ma come continua a spiegare sempre Deep State, dopo il successo iniziale, i russi non hanno saputo, o aggiungerei probabilmente non hanno potuto, perché non avevano le risorse necessarie, approfittare della situazione e allargare la zona di controllo, cercando appunto di raggiungere gli isolati est di Avdiivka. Si sono stabiliti invece nelle case che si trovano nel raggio di poche centinaia di metri dal punto dell'uscita dal tubo. Risultato? Dopo appena qualche giorno il gruppo dei Parà è arginato in un isolato di appena qualche centinaio di metri e i carri armati ucraini continuano a perlustrare la zona massacrando i sopravvissuti che si sono rintanati nelle case semidistrutte e nelle cantine. Ecco come descrive l'accaduto un soldato russo che ha partecipato a questa operazione così insolita e che soprattutto ha avuto la fortuna di percorrere il tubo al contrario e tornare indietro vivo. Dopo il pranzo mi viene annunciato che devo partire per un cosiddetto consolidamento, di fatto vuol dire assalto nel secondo gruppo. Il primo gruppo conduce l'assalto vero e proprio e il secondo mantiene le posizioni prese. Mi sembra che moralmente sono pronto, fisicamente però non ce la farò. Quando mi viene ordinato di partire, rispondo che ho una malattia cardiovascolare e anche un regolare certificato medico. Mi viene risposto semplicemente che tutti hanno delle malattie. Arriva a prenderci un furgone UAS. Siamo in tre. Io, un ufficiale del centro di comando che pesa almeno un centinaio di chili e che come me ha l'affanno, un ragazzo giovane medico, anche lui abbastanza robusto, e altri tre del nostro reggimento che però non conosco. Non so che cosa ci aspetta. Si scopre che dobbiamo condurre l'assalto passando dentro un tubo. Questo tubo avrebbe un diametro di 1,5 metri e di conseguenza bisogna camminare dentro chinati. Girano voci che dentro ci sono già 300 soldati, alcuni sono già morti soffocati e uno si è suicidato. Mi avvertono subito che col mio zaino da 90 litri lì dentro non riuscirò a camminare e che sicuramente lo mollerò. Travaso le cose indispensabili in uno zaino da 30 litri che avevo dentro lo zaino grande. Mi avvertono subito che il mio zaino grande non lo vedrò mai più. So bene che gli zaini nei punti d'arrivo sono un business di qualcuno. Dentro c'è sempre qualcosa di prezioso. Nel mio zaino, ad esempio, rimangono i vestiti civili, giubbotto, pantaloni, un maglione e tante altre cose, tra cui anche una bottiglia di cognac che volevo bere con i ragazzi in occasione del mio compleanno passato. Quindi prendo lo zaino piccolo, il mitra, la tuta antiproiettili e copro le gambe di pellicola di plastica perché in alcuni tratti del tubo c'è l'acqua. Il tubo è 2 metri sottoterra e ci dobbiamo calare dentro un buco piccolissimo come nei film sui Vietcong. Scendiamo in 11. Dentro sembra la strada verso l'inferno. Dalla direzione opposta portano i feriti. Camminano molto lentamente. Si sta curvi e si fatica a respirare. Molti inoltre fumano. Si riesce a portare lo zaino solo in una mano. Si procede tenendo in una mano lo zaino e una torcia e nell'altra il mitra. Prima pensavo che muoversi nelle trincee di fango fosse faticoso, ma ora capisco che non avevo ancora visto nulla. Il nostro medico si rifiuta di procedere, dice che è claustrofobico. Si rifiuta anche un altro e rimaniamo in 9. Il comandante ferma la squadra ogni 20 metri.
Per fortuna ha il mio stesso problema, l'affanno, è un dono di Dio. Sono sicuro che altrimenti o sarei soffocato o mi sarebbe venuto un ictus. Le gambe e i piedi sono già fradici. Si cammina per una ventina di metri trascinando lo zaino già mezzo bagnato, che di conseguenza pesa il doppio di prima. Dopodiché le gambe iniziano a tremare e si rifiutano di procedere. Ti siedi con il cuore che batte all'impazzata e cerchi di riprendere il fiato. Non sai quanti metri mancano e il cervello rifiuta di accettare quello che sta succedendo. Pensi solo: perché il nostro destino è questo? Riparti altri 20 metri e ti fermi ancora. La colonna vertebrale e le gambe fanno male e rifiutano di muoversi. Ti siedi di nuovo. Sopra di te trascinano i feriti. Se rimani ferito non potrai tornare in autonomia. Anche gli altri camminano, alcuni in gruppi, qualcuno da solo. Dentro il tubo ci sono tratti in cui l'acqua arriva fino alla cintura. Prima di uscire bisogna aspettare la guida per le istruzioni. Aspettiamo per mezz'ora. Finalmente qualcuno lo contatta con la radio. Dopo un'altra ora di attesa arriva e dice che bisogna uscire e correre per 20 metri nella direzione opposta fino alla casetta. Qua non mi voglio dilungare più di tanto con questa lettura e ve la faccio breve. Appena uscito dal tunnel, corre avanti e indietro, non trova questa benedetta casetta, viene ferito, ha un trauma post-commozionale e ha la fortuna di essere riportato indietro vivo. Allora ragazzi, perché vi ho riportato questo episodio? Intanto perché secondo me è molto interessante, secondo me rende molto bene l'idea di quello che sta succedendo al fronte, di quello che sta succedendo nei pressi di Avdiivka e di quello che in generale ormai è diventata questa guerra. Inoltre, secondo me, da questo episodio possiamo ricavare anche altri due spunti di riflessione molto importanti. Il primo è che l'esercito russo è disperato, ormai non riuscendo a raggiungere dei risultati tangibili da nessuna parte, si aggrappano a qualsiasi possibilità. Davvero ormai le provano tutte pur di avanzare anche di un centinaio di metri. E il secondo spunto di riflessione, quello diciamo un po' più allarmante, è che questo episodio comunque ci deve far rendere conto che l'esercito russo non va assolutamente sottovalutato, sa essere ancora un nemico formidabile, un nemico in grado di stupire. Gli ucraini, nonostante tutti gli insuccessi dell'esercito russo, nonostante l'incompetenza di un gran numero degli ufficiali e la disperazione di questi mobilitati, per non perdere questa guerra ha comunque un bisogno impellente di essere sostenuta dai paesi occidentali. La Russia rimane ancora un nemico formidabile, un nemico pericolosissimo, e nonostante tutto, come dimostra questo episodio, tra gli ufficiali russi ci sono ancora dei personaggi in grado di agire fuori dagli schemi e in grado di stupire. Attenzione ragazzi, perché l'intento di questo video non è assolutamente quello di fare le lodi agli ufficiali russi. L'intento di questo video è sottolineare un'altra volta che l'esercito russo non va assolutamente sottovalutato e che gli ucraini hanno bisogno di essere sostenuti. Ragazzi, mettete un like se vi è piaciuto il video, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, come sempre vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti, questa cosa lo sapete che aiuta tantissimo, lo dico tutte le volte ma sono costretto a continuare a ripetervelo. Grazie per il vostro sostegno ragazzi, grazie per i vostri like, per le vostre iscrizioni, per i vostri commenti. Adesso sapete che potete anche sostenere il canale economicamente con il super like. Ciao ragazzi, alla prossima.